Uè ragazzi e bentornati, eccoci finalmente con l'ultimo aggiornamento su Salva il Mondo di questa stagione. Ciò significa che anche per questa season sarà l'ultimo rapporto di stato di casa base. Dissi la stessa cosa del precedente aggiornamento, però questa volta siamo sicuri che sia l'ultimo rapporto. Torna a casa base, scopriamo insieme le novità in serbo per le prossime 2 settimane in Fortnite Salva il Mondo. Preparatevi ad un sacco d'azione, comandanti. Questa settimana imbacucchiamoci per la stagione Ventura Mezzo Inverno. È ora di indossare i cappotti invernali, comandanti. La prossima stagione Ventura Salva il Mondo inizia il 21 novembre all'1 ora italiana. Il modificatore della zona Ventura Mezz'inverno è il potente modificatore Super Eroismo. I geli di venti invernali fanno girare questo modificatore a favore degli eroi di casa base, quindi un modificatore positivo. Ogni classe otterrà benefici supereroici in grado di adattarsi al proprio stile di gioco attuale e migliorarlo. Soldati, vi piace mettere a segno colpi alla testa? Ottimo, il danno dei colpi alla testa viene raddoppiato e beneficerete di recupero ridotto quando eliminate abietti con armi a distanza. Quindi, granate e pallottole a volontà. Costruttori, vi piace costruire? Vi troverete mai a corto di materiali? Adorerete i costi ridotti per costruzioni e riparazioni. O preferite roteare un martello gigante? Nessun problema. Beneficerete di un maggior danno da impatto e di recupero ridotto quando attivate il sovraccarico cinetico. Ninja, un salutare mix di mischie e abilità sarà la chiave di questo modificatore. Concentrate gli sforzi sulle eliminazioni con abilità per ottenere un aumento di danni da mischia e velocità d'attacco. Usate questo aspetto a vostro favore, dato che le eliminazioni in mischia riducono anche il recupero delle abilità. Con uno stile di gioco sinergico otterrete massima efficacia. Inoltre riceverete statistiche di tecnica ombra raddoppiate, quindi fateli vedere chi comanda. Stranieri, è ora di menare le mani, stiamo guardando Tejas, dato che in questa stagione Ventura la carica antimateria non avrà costo. Per tutti voi amanti di Teddy avrete un frammento gratuito ogni 50 secondi, oltre a danni e abilità aumentati. Quindi attenzione ragazzi, importantissimo, avremo degli eroi boostatissimi e sono tutti veramente interessanti. Ma attenzione, i venti ghiacciati dell'inverno rendono gli abietti più resistenti ai danni da arma e da trappola. Portate con voi un sapiente mix di eroi per superare le loro difese. Potete farcela, comandanti. Comunque ragazzi, questa volta, grazie ai nostri feedback, l'esperienza necessaria per completare la stagione, quindi per completare la stagione Ventura e arrivare al livello 50 del pass, è stata notevolmente ridotta, quindi non dovremo più fare così tante missioni in Ventura, diciamo, senza appunto magari la non possibilità di progredire nella storia principale per giocatori che comunque stanno ancora giocando. E per altri mille motivi che anche per noi comunque livelli alti ci torna comodo avere meno esperienza per raggiungere il livello massimo del pass. Insomma, cose da farmare ne abbiamo anche noi, un pass battaglia da finire nell'altra modalità lo abbiamo anche noi, quindi meno tempo ci si mette, meglio è per tutti. Tutti potenziati con il pacchetto potenza. A partire da giovedì 19 novembre presenteremo un nuovo pacchetto Salva il Mondo della serie Il Pacchetto Potenza. A sostituzione del pacchetto Samurai Scatenato, il pacchetto potenza presenta un nuovo eroe, il progetto arma Electroshock, il dorso decorativo Potenzaino, le sfide potenza e l'accesso a Salva il Mondo. Con queste esclusive sfide, Salva il Mondo, potrete ottenere fino a 1000 V-Bucks e 1000 biglietti raggi X. Quindi se ti stai chiedendo se comprando questo pacchetto avrai anche Salva il Mondo, sì ragazzi. E anzi, è un ottimo prezzo per poter comprare questo gioco se ancora non lo avreste. Attenzione, gli oggetti estetici di questo pacchetto saranno condivisi nelle modalità di gioco Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa. Questa nuova serie di pacchetti non avrà alcun impatto sulle ricompense di accesso giornaliere già esistenti per i fondatori, saranno semplicemente una ricompensa giornaliera aggiuntiva, oppure sui loro V-Bucks guadagnati, che sono in esclusiva per i fondatori con accesso anticipato. Poi proseguiamo perché le novità sono veramente tante questa volta. Tieni caldo il bruciatore in Frostnite, la modalità più richiesta sta finalmente per tornare. A partire dal 21 novembre all'1 ora italiana, avventurati all'esterno e tieni acceso il bruciatore, procurandoti del blab. Se si esaurirà, il gelo arriverà molto rapidamente. Quando il bruciatore perde punti salute, lo scudo antitempesta si restringe. Quindi tieni pieno il serbatoio. I cramp
campus distruttori che popolano queste regioni glaciali sono pericolosi, ma vale la pena affrontarli per recuperare blab prezioso. Controlla il registro incarichi per scoprire le ricompense Frost Knight, come il pacchetto schermata di caricamento musica, e soprattutto non farti sfuggire le prossime sfide settimanali. Sopravvivi più a lungo che puoi, utilizzando solo le armi base iniziali, i progetti e la tua astuzia per proteggerti. Gioioso e felice riscatto torna in tempo per le feste. È di nuovo quel periodo dell'anno, ragazzi. A partire da sabato novembre a luna ora italiana, e non ci fanno sapere la data, quindi un sabato di novembre a caso, è ora di decorare alberi, cantare canzoni festive e risolvere prese di ostaggi. Unisciti alla ciurma e indaga sulla scomparsa di Crackshot, l'eroe più festivo di Casabase. I bonus di Crackshot li conosciamo molto molto bene. Utilizzare un'arma a distanza ti fa ottenere una carica di spirito delle feste, fino a un massimo di 50 cariche. Ogni carica di spirito delle feste aumenta i danni d'arma dell'1% come vantaggio standard e del 2,9% come vantaggio comandante, ma diminuisce la stabilità dell'arma dello 0,2%. L'incremento viene rimosso quando cambi arma oppure la ricarichi. Crackshot l'eroe sarà disponibile nella serie di incarichi Gioioso e felice riscatto il 21 novembre a luna ora italiana. Spara a sangue freddo in Zenith sotto zero. Zenith, un eroe assolutamente da prendersi, ha la possibilità di congelare i nemici con i colpi critici dei fucili di precisione. Ovviamente questo come comandante. Come vantaggio standard semplicemente applicherà il tormento di tipo acqua, infliggendo 21 punti danno base acqua al secondo per 3 secondi. Sbloccando Zenith riceverete con esso anche il vantaggio squadra Dati una svegliata, che riduce la durata degli effetti da stato elementale del 50%, e sarà disponibile nel negozio dell'evento il 21 novembre a luna ora italiana. Regna sul tuo freddo forte con il Re dei Ghiacci. I nemici su strutture nel raggio della base vengono intrappolati del 15% come vantaggio standard, mentre come comandante, oltre che intrappolarli del 15%, quindi rallentarli, i nemici che infliggono danno a una struttura nel raggio della base restano congelati per 4 secondi. Ciascun nemico può essere congelato una volta ogni 15 secondi. Il Re dei Ghiacci sarà disponibile anch'esso nel negozio dell'evento il 21 novembre a luna ora italiana. Spalanca le ali con il trinciatore di carta. Quando questo aeroplanino di carta decolla, non ti conviene trovarti sulla traiettoria. Una pistola che impiega cartucce e pallottole per lanciare un aeroplano di carta che plana lentamente e danneggia i nemici quando esplode. Questa pistola di carta, trovate anche il video sul mio canale già fatto l'anno scorso, è disponibile negli incarichi di Frost Knight il 21 novembre a luna. Quindi attenzione, questa pistola sarà disponibile tramite incarichi. Poi proseguiamo, consegna al carbone con Krampus Artiglier Sentinella. Ciascuna eliminazione di Rosy incrementa i danni di Rosy del 4 e del 12% come comandante, fino a un massimo di 30 cariche. Anch'esso sarà disponibile negli incarichi di Frost Knight il 21 novembre a luna ora italiana. Non perdere il sangue freddo con il lama delle vacanze. Anche i lama traboccano di spirito festivo. A partire dal 21 novembre a luna ora italiana, preparati una bella cioccolata calda e spalanca questo lama per sbloccare eroi festivi e armi. Più siamo, meglio è, chiaramente. Prossima settimana inizia la sfida 1 di Frost Knight. Occhio a non fare scivoloni nella sfida territorio ghiacciato. A partire dal 28 novembre a luna, quindi una settimana dopo ora italiana, affronta la sfida Frost Knight territorio ghiacciato. Dal pallone meteorologico ci segnalano tempo glaciale in arrivo questa settimana in Frost Knight. Vien freddo solo a pensare di camminare sulla neve, e anche le trappole si ricaricano più lentamente per il gelo. Supera la sfida territorio ghiacciato per sbloccare corazzato e uno stendardo esclusivo. Corazzato lo abbiamo anch'esso già visto, fino a 5 attacchi vengono bloccati da alla costruzione, creando un'onda sonica che infligge 64 danni base ai nemici entro 0,5 unità, mentre come comandante l'onda sonica infligge 128 danni base e sarà disponibile, abbiamo detto, il 28 novembre a luna. Poi come ultima novità di questo rapporto di stato di casa base, ritornerà Cassandra Lynx. I suoi vantaggi li conosciamo ormai, penso, benissimo, e semplicemente usare la tempesta di kunai permette di fluttuare per 4 secondi. Durante questi 4 secondi avremo un danno aumentato su praticamente tutto, del 140% come comandante e solo del 40% se utilizzato come bonus standard. Lynx, ragazzi, sarà disponibile nel negozio dell'evento dal 28 novembre a luna
ora italiana. E questo è tutto per il rapporto di stato di Casabase del 18 novembre. Devo dire che a differenza dei precedenti rapporti possiamo dire di avere qualche novità che ci aspetta. È vero che sono comunque tutti contenuti riciclati, però mi dà da pensare il fatto che vengano messi tutti questi contenuti appunto in un arco di sole 2 settimane. Che abbiano in serbo altre sorprese per noi? Io ragazzi vi ringrazio della visione, ci tengo molto a sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Sicuramente sarà ancora una volta fantastico tornare nell'ambientazione di Frostnight e sopravvivere a quella che è una delle modalità più belle mai create su questo gioco, e vedremo di farci anche qualche live tutti insieme. Io vi ringrazio della visione, fatemi sapere con un commento qui sotto voi cosa ne pensate. Vi ricordo che potete supportare la crescita di questo canale semplicemente utilizzando il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Per oggi è tutto, noi ci vediamo con il prossimo video. Bella bella!